Ben ritrovati a voi tutti alla visione e all'ascolto di questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Il turismo sì, è divertimento, svago, aria aperta, ma è anche sicurezza. Noi proprio in questa occasione vogliamo parlare proprio di questo aspetto fondamentale, imprescindibile appunto per garantire il divertimento ai turisti, ma anche ai valligiani che popolano la montagna. E allora con vero piacere ospitiamo Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino Bellunese. Buongiorno Alex. Buongiorno a voi e grazie di ospitarci sempre a queste attività che sono importantissime per divulgare poi qualche concetto di base. Ecco, il soccorso alpino, Alex, una struttura molto importante, capillare. Recentemente c'è stato il rinnovo degli organi, di cui tu sei ancora il riconfermato come delegato per la provincia di Belluno, ma complessivamente i numeri quanti sono, gli operatori del soccorso alpino Bellunese? Facciamo una precisazione: il rinnovo delle cariche era quella dei capi stazione, quindi le stazioni sono radicate sul territorio, sparse per tutto il nostro territorio del Bellunese e del Trevigiano per quanto riguarda la seconda zona Dolomiti Bellunesi, mentre l'organo direttivo, i delegati, i vice delegati rimangono in carica fino a fine 2024, per poi abbiamo sfalsato le Ah, cariche per ok. mantenere l'operatività poi in modo continuativo. A Belluno siamo quasi 500 tecnici, 480, poi dipende dagli anni, qualcuno esce, qualcuno entra, c'è sempre un cambio generazionale e abbiamo attualmente 18 stazioni, 16 sulla parte alta del Bellunese fino alla cordigliera, diciamo Cave di Sarone, Monte Grappa e poi la parte trevigiana con le due stazioni della Prealpi Trevigiane e la Pedemontana del Grappa. 18 stazioni, mi sembra importante sottolineare questo ruolo. C'è l'elicottero, ma le stazioni sul territorio garantiscono, credo, un intervento immediato ed avere i volontari pronti ad intervenire in breve tempo può anche salvare le vite, È contribuire a salvare le vite. fondamentale essere radicati sul territorio per quello che è fondamentale vivere e lavorare nell'area operativa dove si viene chiamati a intervenire, no? Per l'immediatezza, per la conoscenza del territorio. Di fatto chi vive, abita e ha vissuto in quell'area operativa per molto tempo ne conosce tutte le sfaccettature, che è la parte fondamentale di questa nostra attività. E la parte fondamentale dell'attività, una parte importante, credo sia quella della prevenzione, no? Gli incidenti in montagna chiaramente possono accadere, ma se si usa la cautela e soprattutto gli strumenti per una corretta, prevenzione, oppure quelli che sono l'autosoccorso, credo che sia fondamentale in questo senso, no? Ecco, tu hai portato qui, quelli che sono gli strumenti essenziali di base che ti chiedo, tutti dovrebbero avere quando si va in montagna, perché l'interrogativo è sempre questo: esco a fare una passeggiata, magari non mi serve l'autosoccorso, quando serve questi strumenti di autosoccorso che ora ci Beh, descriverai? facciamo una grande distinzione tra la frequentazione nell'ambiente estivo e nell'ambiente invernale, no? Mettendo come base che il rischio zero non esiste in realtà, in natura, quindi una dose di rischio ce l'assumiamo quando usciamo. Naturalmente dobbiamo limitarla, il più possibile. Questo lo facciamo con la pianificazione della gita, la valutazione del meteo e la valutazione delle nostre competenze o di chi in quel momento viene con noi. Dobbiamo tarare la gita sul meno ambiente a quel tipo di attività, ai nostri figli, alle persone meno allenate. Quindi questa è già una programmazione di base e la facciamo prima di partire. Spesso ci troviamo a intervenire su situazioni dove vediamo che questa programmazione non è stata fatta. Perché? Perché siamo in ferie, è una giornata Certo, goliardica, certo. però ricordiamoci che frequentiamo un ambiente alle volte anche severo e molto severo, che ha dei cambiamenti meteo che possono diventare un problema veramente importante per voi e per chi poi Chiaro, si deve mette in gioco intervenire per. per intervenire. Per quanto riguarda l'ambiente invernale, l'autosoccorso, lo ricordiamo sempre, è uno di quegli aspetti fondamentali salvavita. Perché quando arriva la macchina organizzata, dalla chiamata alla preparazione all'arrivo, passano quei famosi minuti essenziali per avere tanta possibilità di trovare qualcuno in vita, specialmente se viene travolto da una massa di neve, quindi da una valanga. Ricordiamo che l'immediatezza, quindi dai 0 ai 15-18 minuti, abbiamo la possibilità di salvare 9 persone su 10. La curva cala drasticamente quando superiamo i 20 minuti. Fino
fino ad arrivare quasi alla metà dopo poco tempo. E quindi intervento tempestivo dei soccorritori, ma anche il kit di autosoccorso. Il kit di autosoccorso è soprattutto se andiamo a sciare io e te, io salvo la tua vita, tu salvi la mia. Quindi diventa essenziale che io riesco a recuperarti e liberare le vie aeree nel minor tempo possibile. Ecco, hai parlato di sci alpinisti, ma ci mettiamo dentro anche i camminatori con le racchette da neve, visto che è una pratica che è sempre più diffusa. Perché mai si può pensare, vado a fare una gita con le racchette da neve, non mi servo il kit di autosoccorso. Serve oppure no per chi va con le ciaspe? Assolutamente un atteggiamento sbagliato, un concetto sbagliato e il sovraccarico che creiamo sul manto nevoso è quasi forse più importante con le racchette da neve e soprattutto camminare a fondovalle con dei pendii ai nostri fianchi di una certa dimensione potrebbe essere un pericolo molto importante, no? Più ci esponiamo a quel pericolo, più aumenta il rischio. E quindi facciamo attenzione anche a camminare sulle strade silvopastorali, dipende dall'area operativa dove andiamo a camminare o a fare la gita quel giorno. Certo. Quindi avere l'autosoccorso, materiali di questo tipo, sonda, pala, arva, ricordando. Vogliamo farli vedere, ecco, perché magari si può pensare, chissà, sarà materiale ingombrante, di difficile, Io oggi voglio vi ho. dire, attuazione operativa, cioè si impara facilmente a usare Sì, sono molto queste facili. Questo strumentazioni. è un'arva iniziale, no? Uno dei primi arva completamente analogico, quindi emetteva solo un segnale, fino ad arrivare con l'evoluzione tecnologica e anche negli anni a seguire, siamo arrivati ad oggi ad avere strumenti di questo tipo, come questi, che hanno un display e oltre ad avere segnale acustico, permettono anche di vedere sullo schermo una freccia che ti indica la posizione, la Ok, distanza e e l'avvicinamento. quindi l'arva a cosa serve? Voglio dire. L'arva entra. Allora, per fare un esempio, tu hai l'arva indossato Sì? vicino alla parte del corpo con la sua fascia, quindi va attaccato all'intimo interno con le loro fasce apposta. Viene acceso, viene fatta una prova di trasmissione e ricezione prima di partire, quindi Ok. controllare bene le batterie, lo stato della batteria che viene indicato quando lo accendiamo. E oltre alla prova del cancelletto che stabilisce se i nostri ARVA funzionano prima di partire con la Certo. gita, ok? Quindi dobbiamo fare un check di controllo. Nel momento in cui io rimango travolto o tu rimani Si travolto, aziona automaticamente. Sì. no, tu rimani sotto e Ah, non hai più ok, possibilità certo. di Io che sono intervenire. fuori aziono il tuo ARVA, E lo giusto? metto a cercare il tuo. In Sì. questo momento questo ARVA si mette a dare delle indicazioni di ritrovo. Naturalmente queste operazioni, pur semplici nel loro gesto tecnico, in un momento di stress, se non le ho mai provate e testate, diventano quasi impossibili da Complicate. eseguire. Sì. Quindi quello che chiediamo noi è quello di guardatevi il bugiardino all'interno, Sì. prima di tutto, leggete bene le Testarle magari istruzioni e prima. fate le prove a secco. Sono fondamentali. Il CAI, le guide alpine, il soccorso, facciamo delle attività propedeutiche di insegnamento di queste cose che ti permettono poi di essere efficace nel momento in cui c'è bisogno. Certo. Questo permette di arrivare sull'area vicino alla persona. Poi Chiaro? abbiamo un bastoncino che chiamiamo sonda che rimane all'interno dello zaino. Ce ne sono di vari tipi che vengono poi confezionate e sono lunghe dai 2,5 metri ai 3 metri, che ci permettono di sondare dove si trova la persona, quindi quando l'ho individuata, anche qui bisogna fare delle prove per capire se sto prendendo una Certo. parte molle, se sto toccando l'erba, se sto toccando un albero, ci sono delle prove da fare e quando l'ho individuato inizio con Certo, una a pala scavare. di questo tipo che poi è anche estendibile, molto, molto importante, che ci permette di togliere la neve con una tecnica particolare, anche qui sul bugiardino dell'arva è segnato come intervenire, che ci permette di liberare soprattutto le vie aeree. L'importante è liberare le vie aeree se la persona è sotto da un po' di tempo, senza fare grossi movimenti, perché poi lo schiacciamento della valanga ci crea delle situazioni particolari e quindi in quel momento staranno arrivando anche i soccorsi. Certo. L'importante è liberare le vie aeree e riuscire a far respirare questa persona nel più Quindi breve tempo ci hai fatto possibile. efficacemente capire che sono strumenti non ingombranti, si possono portare tranquillamente Si nello zaino, devono si devono portare. portare nello zaino.
Dove si possono trovare? Perché voglio dire, sono diffuse nei negozi, oppure bisogna ordinarli, non lo so, No, in qualche modo. ci sono dei pacchetti già confezionati sonda palarva di varie marche, sul mercato ce ne sono di tanti tipi. Sui negozi di alpinismo classici di zona ce ne sono parecchi qui da noi che offrono queste possibilità. Hanno un costo, io dico un investimento sulla Sì. nostra sicurezza e chi in quel momento viene con noi a sciare. Cioè, se io vengo a sciare con te, Claudio, domani mattina e tu non hai questa, io non vengo. E Assolutamente. viceversa non lo devi Quindi fare tu. chiedere prima, Alex, hai il kit di autosoccorso? Sì, allora andiamo. Perché Investire bisogna mezz'ora essere. Sì. prima di partire per fare una prova di simulazione, 10 minuti, un quarto d'ora, la facciamo, la proviamo e poi partiamo. Ecco Quindi Alex, siamo. sono diversi anni che si promuove l'uso di questo kit di soccorso. È entrato, come ci auguriamo, nella mentalità e nell'uso comune da parte degli sci alpinisti e dei ciaspolatori? Diciamo che negli sci alpinisti c'è una buona consapevolezza, quasi totale, e nei ciaspolatori un po' meno, perché viene considerata un'attività che non espone ad un rischio, invece totalmente errata come valutazione. Dobbiamo fare mente locale che anche per l'attività con le ciaspole diventa fondamentale avere questo tipo di attrezzatura. Poi ce ne sono di altri tipi, un kit di primo soccorso da tenere sempre sullo zaino, un rampone, perché poi la neve ha varie forme, si può trasformare anche in ghiaccio, in alcune zone, specialmente quando scivola la valanga, può rimanere uno strato ghiacciato sotto, e una piccozza per avere almeno un grip in più laddove sia necessario utilizzarla. Alex, assolutamente efficaci le tue indicazioni. Un'ultima domanda sui volontari. Ce ne sono abbastanza? Cercate nuovi volontari? Allora, attualmente noi abbiamo un equilibrio che è ottimale. Naturalmente siamo sempre alla ricerca di nuovi giovani, nuove leve, e quindi abbiamo fatto delle campagne di sensibilizzazione. In alcune aree della provincia bellunese ci troviamo ad avere un calo demografico, è inutile non riconoscerlo, e questo fa sì che ci siano meno giovani, però abbiamo visto che c'è un appeal importante verso la nostra struttura, quindi siamo veramente, veramente contenti di questa voglia di mettersi in gioco, anche perché è un impegno molto importante. È un impegno importante che richiede anche formazione. Quanto tempo bisogna dedicare per diventare a tutti gli effetti membro volontario del soccorso alpino? Innanzitutto bisogna avere una buona competenza alpinistica, non serve essere il super alpinista, una competenza media su tutti i tipi di terreno, e questo diventa difficile negli ultimi anni. Abbiamo il forte arrampicatore che magari non sa sciare e viceversa, Certo, bisogna quindi sapere trovare fare. le varie forme. Questo perché non lavoriamo più il nostro territorio, non viviamo nel territorio in cui operiamo, no? Quindi l'evoluzione che abbiamo oggi nella montagna, no? E questo fa sì che dobbiamo investire un po' di tempo più nella formazione e portare tutti ad avere le competenze. Un curriculum di base, poi si accedono ai piani formativi che in poco tempo si riesce ad entrare in una struttura che richiede un impegno importante, inutile che diciamo che non lo è. E qui voglio ringraziare tutti i nostri volontari perché dedicano il loro tempo e anche e soprattutto le famiglie che ci permettono di fare questo, E noi che non è ringraziamo te, scontato. Alex, per queste utili parole che hai dato in questa trasmissione Dolomiti Turismo e quindi auguriamo un buon lavoro a te e a tutti gli amici del Soccorso Alpino. Grazie ad Alex Barattin. E Grazie a voi del tempo che ci avete dedicato. a voi tutti, gentili telespettatori, l'appuntamento è rinnovato alla settimana prossima per un altro numero di Dolomiti Turismo.